Quanto è importante mangiare bene, lo sappiamo, quanto è importante mangiare bene prima di avere un bambino, quindi nell'età fertile, è ancora più importante e non lo sappiamo ancora abbastanza. Abbiamo qui adesso la nostra dottoressa Giulia Alessandrini, nutrizionista, che è venuta proprio ad illuminarci nuovamente sull'importanza dell'alimentazione e dell'alimentazione nell'età fertile. Ascoltiamo le sue parole e diamole intanto il benvenuto. Innanzitutto grazie a voi per l'invito, è un piacere per me essere qui. E, sì, io oggi sono qui per parlare di alimentazione e fertilità. Benissimo. Allora, cominciamo a dire così proprio brevemente l'alimentazione e quanto è importante nella nostra vita e poi perché, soprattutto durante il periodo della fertilità. Sì, io ci tengo molto a dire che l'alimentazione sicuramente rientra in quello che è il nostro stile di vita Sì. e sicuramente possiamo noi agire molto in linea preventiva perché spesso ci rendiamo conto di voler arginare o risolvere un problema quando ormai è troppo tardi. Quindi specialmente per noi donne che in realtà abbiamo una fertilità che è circoscritta nel tempo, quindi ovviamente la nostra fertilità finisce con la menopausa, è importante appunto capire quanto l'impatto di ciò che mangiamo agisce sulla nostra qualità ovulatoria, sul nostro ciclo mestruale e appunto per questo è importante che tutte quante noi, soprattutto noi donne, impariamo a capire come mangiare e cosa mangiare a tavola e questo deve rientrare nelle nostre abitudini quotidiane. Esatto, c'è una distinzione, diciamo, perché noi sappiamo che abbiamo un periodo fertile nel periodo fertile, nel senso, cioè la nostra fertilità inizia quando iniziamo a sviluppare, e Esatto. poi però durante il mese abbiamo un periodo fertile nel quale possiamo rimanere incinta. Ok, quindi questa alimentazione, quando è che la cominciamo? Nel quel periodo mensile o già quando iniziamo a sviluppare? Quello che io consiglio sempre alle mie pazienti è quello di capire che l'alimentazione, quindi avere uno stile di vita sano, è importante poi per tutte quelle che sono le fasi della nostra vita, Sì. quindi dalla fase che poi ci porterà a una gravidanza, ma a quella che poi ci porterà alla menopausa. Quindi è importante avere delle consapevolezze riguardo proprio al periodo del ciclo mestruale e come comportarsi, perché spesso magari abbiamo poi quella voglia di zuccheri che ci attanaglia, no? Sì, Esattamente. soprattutto in quel periodo. Esattamente prima della fase esatto del proprio insomma vero ciclo, però quello che ci tengo oggi a comunicare qui è che è importante farlo già quando siamo bambine, quando siamo adolescenti, quindi l'educazione deve essere un'educazione che un po' viene infusa, no? Dalla mamma, dalla famiglia, proprio perché tutte quante noi donne dobbiamo essere consapevoli di questo. Ma in effetti questa è una cosa che potrebbe iniziare anche in età proprio pediatrica, secondo me, anche perché poi Esatto, dopo è difficile togliere, no? delle Quando conosci una cosa abitudini. che piace, poi toglierla è un po' complicato. Benissimo, quindi come si interviene? Io credo che alla base di tutto ciò ci sia l'equilibrio, quindi capire che l'alimentazione sana è un'alimentazione che include tutti i principali macronutrienti, che sono appunto proteine, grassi e carboidrati. Dobbiamo un po' immaginare che tutte le diete come le abbiamo pensate fino adesso, quindi che tenevano conto delle calorie, in realtà sono funzionali fino a un certo punto, perché noi in realtà quando ci rivolgiamo a una nutrizionista parliamo semplicemente di perdita di peso. Ecco, il peso un po' è quello il risultato che si aggiunge alla fine di quello che è un lavoro sul metabolismo. Quindi Che poi, scusi se la interrompo, è anche relativo il peso, perché poi c'è la massa grassa e la massa magra. Quindi io posso pesare 60 kg di massa grassa o 60 kg di massa magra, cioè la differenza è notevole, perché potrei essere un chiodo e pesare 60 kg, o viceversa, enorme e pesare 60 kg. Esatto, il peso di una persona, proprio come la gravità che leggiamo sulla bilancia, non ci dice nulla. E Esatto. quindi per questo è importante avere una dieta bilanciata che sia quanto più possibile naturale, quindi evitando tutti quegli alimenti che sono industrializzati, processati, che sono un po' quelli che sono privi della qualità anche di quei micronutrienti di cui abbiamo bisogno, quindi vitamine, il ferro, il magnesio, e fare in modo che l'alimentazione sia bilanciata includendo nel piatto, quindi se pensiamo al piatto come un diagramma a torta, come una parte, quindi la metà delle fibre, un quarto di carboidrati, un quarto di proteine, aggiungendo sempre una buona fonte di grassi buoni, ricchi di omega 3, quindi come l'olio d'oliva, l'avocado per esempio, o il pesce azzurro, che è un pesce ricchissimo di grassi omega 3 antinfiammatori. Benissimo, e sfatiamo qualche mito perché tanto la gente, io vabbè lo vedo nel mio quotidiano che invito sempre le persone ad andare dal nutrizionista e mi dico ma no ma faccio io, ma tanto questo faccio io si riduce all'insalatina,
Ecco, quindi togliamo in realtà tantissimo. E Esatto. cosa togliamo? Quindi Questo. ascoltiamo bene le parole della nostra dottoressa. Sì, questo è un po' perché quello che dicevo prima è importantissimo. Dobbiamo smettere di vedere il cibo solo in quanto calorie che mangiamo, poiché non assumiamo e assimiliamo il cibo così com'è, pensando, ecco, che mangiando 100 grammi di insalata implica assumere all'incirca 50 calorie. Non è così che funziona. Il nostro corpo ha bisogno di tutta una serie di nutrienti e quindi è importantissimo che ciò che noi troviamo nel piatto c'è un bilancio. Quindi è per questo che io consiglio sempre, ovviamente non esiste una dieta generale sia per la fertilità, ma appunto per qualsiasi problematica a livello clinico o metabolico. Bisogna fare un'indagine sul paziente, bisogna valutare anche quali sono le carenze del paziente, quindi quali sono gli elementi che il paziente magari non mangia e quindi introdurre la dieta. E quindi ecco, il mio consiglio è proprio quello di fare un'alimentazione quanto più varia possibile, quanto più stagionale Di possibile, qualità, di qualità. perché il dolce c'è, però magari me lo faccio io, non lo so, immagino, no? Cioè, Sì. levo lo zucchero, lo sopperisco con altro, ne metto di meno, no? Esatto, nel Un po'? bilancio, quindi capire che Esatto. quella quota di zuccheri dovrà essere sempre supportata da una giusta quota di proteine, una giusta quota di grassi, perché quegli zuccheri hanno un impatto metabolico sul famoso bilancio glicemico, sull'insulinemia. E cosa danneggia la fertilità? Beh, io credo che danneggiare la fertilità è un po', diciamo, è una parola Un po' impattante, nel senso che dal parolone. punto di vista, sì, dell'alimentazione, cioè quello che danneggia la fertilità è il nostro stile di vita, in primo luogo. Ecco, io vedo donne che magari a 35 anni si rendono conto di avere di volere una gravidanza e poi magari hanno negli anni precedenti fumato, bevuto, avuto un'alimentazione sbilanciata. Quindi anche il pregresso mi influenza. Esatto, molto. Quindi non esiste un'alimentazione per la fertilità come se fosse appunto una bacchetta magica. Quello che però è importante è lavorare sullo stile di vita, quindi eliminando tutta quella la sorta di appunto abitudini che presuppongano quindi mangiare in modo industrializzato, processato, Sregolato. sregolato, esatto. Oppure ecco troppo grasso. Però come si ecco in quei vabbè, l'ho già detto prima, però non lo so, una chicca da parte sua nel periodo fertile, proprio quello mensile, parliamo adesso. Come posso aiutarmi? Perché ho tanta voglia di non io personalmente, però io donna ho tanta voglia di zucchero, di veramente di schifezze, ecco. Che potrei mangiare per sopperirle? Allora, Oppure che posso fare per non avere così tanta voglia di il mio consiglio è anche un po' di mangiare intelligente, quindi capire come inserire degli alimenti che possono essere mangiati, quindi per esempio i dolci, quindi per non impattare tanto sul metabolismo e quindi magari mangiare un dolce subito dopo il pasto, quindi quando il nostro intestino è impegnato a digerire per esempio la fibra, se abbiamo mangiato una buona quota di verdure, delle proteine, se abbiamo mangiato il punto della carne e del pesce, facendo in modo che quella glicemia, quella digestione di quello zucchero non è una digestione così veloce da poter innalzare così lo zucchero che insomma arriva al nostro sangue. Ok. Quindi mangiare sì dolci, magari mangiare dei dolci anche lì poco Quindi associato processati, al pasto. associato al pasto, Pasto sì. principale o anche merenda? Ma la merenda magari si può fare anche lì come un piccolo pasto completo, quindi magari un dolce, quindi del cioccolato, della ricotta per esempio, che è un alimento carico di proteine, e magari una fibra, quindi anche una fetta di pane di segale, una fetta di pane di grano saraceno, quindi si può fare, ecco, scegliendo magari dei dolci che come dicevi tu prima possono essere preparati in modo casalingo e quindi non è il classico biscotto che magari negli ingredienti ha degli eccipienti, quindi, o comunque una dose di zuccheri altamente elevata, Esatto, quindi. infatti sfama anche di più, tra l'altro, questo tipo Esatto. di merenda. Esatto, e questo perché lavora appunto su quella che è l'insulinemia, il bilancio glicemico, perché insieme alla quota di zuccheri noi assumiamo una quota di fibre, una quota di grassi, una quota di proteine. Questo è il segreto. Benissimo, quindi stop fai da te e facciamo invece, Esatto. lasciamoci coccolare dai nostri nutrizionisti che ovviamente hanno studiato e ne sanno molto più di noi e possono insegnarci molto bene a saper mangiare, perché poi è questo fondamentalmente, un Esatto. imparare o un reimparare a mangiare. Sì, la prospettiva è quella, ecco, di fare un consulto che poi in qualche modo rientri, no, nelle nostre abitudini, faccia in modo che delle abitudini cambino e poi magari il nutrizionista lo vediamo, spero mai più. Beh, oddio, pure ogni tanto così per Esatto. rinfrescarci le idee. Benissimo, dottoressa Giulia Alessandrini, la troviamo al 333-4754-869 oppure su Instagram Nutrirea. Grazie, dottoressa, è Grazie a stato voi. veramente splendido il suo intervento. Un saluto a tutti, mi raccomando, mangiamo bene, 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 bene.